Ed ecco la sveglia, è ora di alzarsi. Vediamo che giorno è oggi. Ah, me ne sono completamente dimenticata. C'è Halloween. Questa è una buona notizia. È tempo degli scherzi terrificanti. Per prima cosa abbiamo bisogno di un piccolo restyling. Allora, mi serve un palloncino, un panno bianco e un pennarello nero. Guardate, sì, un vero fantasma. Non mi aspettavo che sarebbe stato così reale. E adesso lo appenderò nella stanza di Mia. Bene, bene, sta ancora dormendo, è la mia occasione. Non c'è neanche un minuto da perdere. Lascerò il fantasma qui, proprio sotto il suo naso. Ma non è tutto. Le metto dei guanti spaventosi. Fatto. Aspetta, devo mettere qui delle biglie. Ah, sarà così divertente. Ah, e adesso aggiungo lo slime. Oh, che carino che... Non voglio neanche metterlo, però Dio, mi serve per il mio scherzo. E poi, ok, metto qui la carta da parati che assomiglia a dei mottoni. Ah, cos'è questo? Aiuto, è un fantasma! Aspetta, ma non è vero. Ah, cosa è successo alle mie mani? Ah, aspetta, ma sono dei guanti. Dai, ho capito. Sono degli scherzi sugli. No, cos'ha sulla mia faccia? Oh, che terrore. Aspetta, Susie. Cosa, un muro? Ma da dove salta fuori? Oh, cos'è? Ciao mia, buon Halloween. Aspetta, aspetta. Ah, l'hai voluto tu. Adesso tocca a me fare uno scherzo. Sarà molto spaventoso. Ok, io prendo un tavolo e comunque uso un panno nero. E sopra mettiamo, sì, il popcorn. E togliamo il fondo e mettiamo sopra del popcorn, così non si vede nulla. Quasi fatto. Ah, le piace? Ah, fa paura, vero? E adesso guardate cosa faccio. Devo accendere un film horror e spegnere la luce. E adesso silenzio, guardate, io mi nascondo. Un film horror fantastico, stavo proprio aspettando. E c'è anche popcorn. Ah, oh, c'è qualcosa di sbagliato. Ah, forse mi è sembrata... Sorpresa! Ah, oh, qualcuno mi è morso. Ma che diavolo è questo? Ma c'è un mostro nella scatola! Hai indovinato! Ah, devo scappare! Mi dispiace, Mia, ma non mi fermerò certo adesso. Ho molte altre scherzi da fare. Mi serve una mano finta per farla. Sembra proprio come quella vera. E adesso prendo un trafono e vediamo. È arrivato il momento di decorare la casa per la festa. Ah, ti serve aiuto. Guarda cosa ho trovato. Ah, faccio tutto quanto io. Grazie, Susie. Ah, voglio sorreggere. Oh, la mia mano. Aiuto. Susie, cosa è successo? Oh, no. Che buco. Sto male. Ah, ha funzionato. Sapevo che sarebbe bruciato. Ah, cos'è? La mano di Susie non è reale. Ah, mi ha ingannato. Bene, adesso so cosa fare. Questo sì che mi serve. Ecco, bene. Aspetta. E sopra metto il cervello di silicone. Aspetta, manca qualcosa. Per esempio il sangue. Prendiamo la vernice rossa e metto la levende. E poi adesso la metto sopra la testa. Così. Ma è inquietante. Adesso metto la parrucca e Susie non capirà nulla. Mi sta bene. Ah, è troppo carina. E adesso devo mettere... Sì, questa scritta. Così questo provocherà Susie. Ciao mia, siete a guardare il film horror con me? Ah, sì, vediamo. Ah, sì, dai, dove saranno le trecce? Oh, cos'è questo? Oh, ho strappato tutti i capelli miei. Sorpresa! Ah, che ridere, ha funzionato.
Dolcetto o scherzetto? Ecco il nostro primo ospite, ciao, questo è te. Ma, scusa, devo prendere... non tutto. Vabbè, ti darò una lezione. Farò delle uova al cioccolato speciale. Prendo quello vero, ne faccio un buco, e poi lo messo bastoncino e poi aggiungo l'involucri. Dolcetto o scherzetto? Ah, sei di nuovo tu! Ho preparato delle cose buone per te. Vediamo se ti piace. Oh, che bella sorpresa! Sembra che io abbia preso tutto quello che avevo, no? Adoro, che sorpresa! Ah, che schifo! Che diavolo è questo? Un uovo crudo e disgustoso! Ah, ci ho preso il gusto e non voglio fermarmi. Devo fare un altro scherzo. Userò una zucchero, il simbolo di Halloween per eccellenza. Che bella lanterna. Devo solo mettere delle candele all'interno. Ecco fatto. Penso che dovrei metterlo proprio sotto il letto di Suse. Per fortuna che lei non è qui. Devo sbrigarmi prima che arrivi. Bene. Ok, la torcia c'è anche qui, ma non è tutta. Mi serviranno le scarpe da ginnastica di Suse e poi la vernice rossa. Spalmerò le suole, così lascerò le impronte inseguendate sul tappeto. Non c'è niente di meglio di questo scherzo classico. Ah, che bello. Devo andare. Oggi è stata una giornata molto intensa, sono stanca. E... cos'è? Oh no, sempre sangue. Mamma, ho paura. C'è qualcuno qui? Oh sì, vai via di qui. Ma sei così impressionabile, Suse. Come mai non pensate che fosse di nuovo tutto di scherzo? Smetti di ridere mia. Prendi questo. Ma non ce l'ha fatta. Io ho fatto solamente uno scherzo. Lei tira i cuscini addosso. Ho bisogno di vendicarmi. So anche come. Prendo questo asciugamano bianco come la neve. Però se non spermite ci lascio sopra le impronte delle mie mani insanguinate. Ho notato che questo si usi spaventa tantissimo. Questo è l'effetto che voglio ottenere. Bene. E ancora due. Sì, così. Adesso posso appenderlo. Bene. Non si vede nulla. No, non basta. E poi? Se aggiungo della vernice rossa proprio qui. Questo farà paura a Suse. Ecco fatto. E non ho lasciato le impronte. Ah, sarà incredibile. E poi un'altra cosa geniale. Guarda. Ma lascerò qui un messaggio spaventoso. Ci sto guardando. Sì, penso che sia abbastanza guidante. Mi piacerebbe vedere come reagisce Suse a tutti i miei scherzi. E soprattutto, non dite nulla. È ora di fare una doccia. Mi aiuta a rilassarmi. Oh, che bella acqua. Perché è rossa? Ma sa, mamma mia. Adesso. No, l'asciugamano. Che diavolo è questo? Qualcuno mi sta seguendo. Che incubo. Devo andarmene. Mila, attenta. Il muro. Bene, dove siamo? Guardate, inizia il conto alla rovescia. Cosa significa? Significa che vincerò tutte le competizioni perdenti. Tutto quello che dovete fare è camminare sul tronco. Immagino che non sia stato così facile. Vabbè, io ce la farò sicuramente. E così... imbarazzante. Che bello! Che colore! Vabbè, devo scendere da qui e cambiarmi i pantaloni di fretta. Ce l'ho fatta! sei davvero un fenomeno, Alex. Mi hai fatto ridere. E ora è il mio turno. Bisogna camminare molto lentamente per mantenere l'equilibrio. È così instabile. Aspetta, aspetta, aspetta. Wow! Ecco, no, ecco. Ce l'ho fatta. Devo solo strisciare. Oh no, 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 non posso. No, sono così spaventata. Oh, così. Bene, congratulazioni, vita. Beh, come faccio a superare questo tronco? Ah, lo so. Devo tagliare il tacco delle mie scarpe. Aspetta un attimo.
Ok, così adesso ho le scarpe con caspil, molto sottili e molto appuntiti. Di certo non cadrò. Così? Aspetta un attimo. Wow, sì, Mila sta andando alla grande. Manca un'ultima mossa! E... ce l'ho fatta! Sì, ce l'ho fatta! E ora tu, Lily. Aspetta, anch'io so cosa fare. Ho le forcine! E così se le infilo nelle mie ballerine, ecco, sarò come Mila. E adesso sono pronta per metterle alla prova. Andiamo? Ah? Aspetta, Lily sta attenta! Oh no! Ah! Yes! Sì! Ce l'ho fatta! Oh, no. Ah? Dove siamo? Assumi la prossima sfida! E cosa ci dobbiamo fare? Cosa? No, ma quasi colpito! Aiuto! Calmatevi! Ci penso io a questi palloncini! Attenzione! A come si scrive? E prendiamo... Sì, prendete esempio! Sì, Vito! Ma poi stare più attento! Non riesco a vedere nulla! Dove sono i miei occhiali? Oh no! Oh, lo so! È ora della danza! Con questo tipo di atteggiamento di plastica nessun palloncino mi prenderà! Io cosa faccio? Schio? È impossibile! Sì, sta andando alla grande, Mila! Ah, niente, lusinga, Alex! Ho un piano ingegnoso! Alex, vieni qui solo per un secondo! Ah, sì, ce l'ho fatta! Ragazzi! Schivo? Bene? Ecco i miei occhiali! Ah, finalmente è arrivato il momento! Cosa? Ma sono ricoperto di vernice, che terrore, non mi ricollerò mai. Guarda, Alex è fuori, è un incubo però, poveretto. No, ha perso. Succede? Sembra un nuovo giro. Disgustoso, si muovono. E beh, certo, sono vermi. Ma per vincere bisogna mangiare fino all'ultimo. E sono pronta. Vabbè, se può farlo lì, le posso farlo anch'io. Determinazione negli occhi e atteggiamento serio. Questa è la mia ricetta per la vittoria. L'importante è non fermarsi. E immaginare di mangiare Nesquik. E non vermi. Sì, così. Vabbè. Anch'io penso che ce la farò. No, è disgustoso! Oddio, i vermi sono disgustosi! Non posso credere che lo sto facendo! Vita e Lily hanno quasi finito! Devo fare qualcosa! Forse sì, così! Cos'è questa sensazione? Mi sento come se qualcosa mi facesse solleggere con la schiena! Balla, balla, vita! Presto scoprirai che il tuo piatto è di nuovo pieno! Ah, non è possibile! Li ho mangiati tutti! Beh, Mila, ora sei nei guai! Oh! No! Cosa? No! Questo significa che ho perso! No, no, la vernice, aiuto! Voglio continuare la sfida! Oh! Non può essere finita così! E non lo è! Vediamo cosa dobbiamo fare. Un duello? Stai tranquilla, Mila. Ecco fatto. Per colpa. Buonanotte, Lily. Ho vinto. Evviva! Sì! No, no. Non così, fretta. Non essere così contenta. Questa lotta dovrebbe raggiungere un nuovo livello di karate. Così. Attacco! Facile! E che vinca il più forte! Prendi questo! Forza! Forza, Lily, ma non puoi battermi così a occhi chiusi! Ecco fatto! E così io vincerò! Aiuto! No! Ho vinto! Non posso crederci! E
Ed ecco il suo premio! Il mio premio! Ah, che bello! E adesso posso finalmente comprare quel vestito! Ecco i soldi! Melodia, per favore! Ok, aspetta un attimo! Ecco lei! Oh, le sta molto bene! Si adatta perfettamente! È una vita che sogno di averne una! Vediamo cosa l'ha! Non ho mai visto una calaca così brutta e grande! Anche il mio è così, ma almeno non è così grande! Ragazze, è chiaro che questa volta sono io quella fortunata! Ma Kenzie è stata la più sfortunata! Dai, vai per prima tu! Perché sei tu quella fortunata! Proviamo? Spero di non vomitare! Non avevo idea che fosse così buona! Credo che la mosca sì, no! Vabbè, ciao! Oh, che schifo, vai! Vabbè, ho paura! Spero che lo scorpione non mi mangi! Beh, il calè che è buono! Non vedo l'ora di mangiarlo! Sembra che abbia dimenticato la sorpresa all'interno, però, eh! Ah! Ah, è uno vero scorpione! No! Ma pure il naso fa così male, il mio povero naso! No! Vabbè, ma perché ridete? Kenzie, tocca a te! Ma, ok... Il pesce, poi, non mi farà nulla! Però è disgustoso! Avevi ragione, il lecca-lecca ha un buon sapore. Io ho un'idea. Polly, mentre mangia, guarda, facciamo un gioco. Polly, smetti di dormire. Svegliati, ho detto. Kenzie ha quasi finito. Perché? Sto perdendo il tempo. Io so cosa posso fare. Aspetta un attimo. Ci fai paura. Così. E ora posso mangiare lecca lecca. Così. Che buono che è. Mi piace. Ma ancora un po'? Sì. E il pesce? No, speravo che te ne fossi dimenticata. È così disgustoso. E anche... Ah! Che male, ma è vivo! Ah, che ridere. Andy, mangia. Non è affatto divertente. Vabbè, lo mangio. No, sto male perché è troppo disgustoso. Sto male. Dai, devi finirlo. Vabbè, faccio così. Ok, fatto. Era disgustoso ma ce l'ho fatta. Ah, che male. Stai attenta la prossima volta. Ok, stavolta tocca a me aprire il coperchio per prima. Adoro i Twix. Piace anche a me. Perché è così piccolo? Che sfortunati che sono. Guardate cosa ho io. Questo sì che è una barretta di cioccolata. Sara, però mangia per prima tu. Ok, va bene. Però spero che sia buona. Ok, ma posso... Ecco, non mangiarlo con le mani perché è troppo difficile, ma così. Che buona che è. Sì. Okay. Non vedo l'ora di mangiare questa enorme barretta di cioccolato. Ma cosa stai facendo? Non è bello. Vabbè, volevo solo dare un morso al mio Twix. Che buono che è. Mi fa venire voglia di mangiarlo tutto quanto. Ehi! Attenzione! Ma cosa stai facendo? Oh, cioccolato! Sono stanca di mangiare. Ma non è possibile! Deve finire la seconda parte. Ci provo. Però conosco modo per mangiare qualcosa velocemente. Non ha funzionato? Ancora un po'. Sì che ha funzionato. Avevo solo bisogno di aiuto. Cosa ha col collo? Dai, su! Ok, tocca a me mangiare. Ma prima devo fare uno scherzo a Lila. Mi chiedo se è sempre un vampiro. Già. Ma perché sono marroni? Vabbè, almeno ho rallegrato tutti. E ora posso mangiare.
buona. Adoro il Twix. Non resta che leccarsi le dita. Cosa ci aspetta questa volta? Tutto qui. Cos'è? Ma non è angure. E io? Sì, ho l'angure. O meglio, una fetta. Io ho l'angure intera. Oh, che bello. Vabbè, però Polly, comincia tu per prima. Proprio così. Ho fame. Che buono che è. È così delizioso. Però l'unico problema è dove... cosa è ma... Lilo! Wow, Polly, guarda! E all'interno cosa c'è? Un sacco di caramelle colorate! Sì, e sono così buone! Vabbè, qual è il problema? Devo mangiare tutto quanto, così! È buonissimo! E provo? Ma è il cioccolato! Mi piace! Che fortunata che sono stata! Ragazze, sono così piena! Bene, Sara, è arrivato il momento... Sì! Mangio? Beh, non ha affatto un buon sapore! Ma so cosa fare! Posso coltivare... La mia vera e propria anguria. Mia nonna mi ha insegnato a prendere cura delle piante in modo corretto. Ma fai attenzione! Cosa stai facendo? No, ma mi è finito persino in bocca! Ok, bisogna metterlo qui. Vabbè, scusatemi, ragazze. Così! Bene. E poi devo annaffiarlo. E tutto ciò che devo fare è aspettare. No, ma... Cosa? Ce l'ho fatta, sì! L'anguria è cresciuta, che bella! E ora posso mangiarla. Finalmente posso gustare un'anguria fresca, dolce e succosa. Zara, ma... Come... Ma come mangi? Ok, stai facendo un ottimo lavoro comunque, brava. Bene ragazze, è ora di iniziare la sfida. E io premo per prima. Adoro il blu, quindi spero che questo amore non mi deluda. Mi chiedo cosa avrò. Miranda, senza offesa, ma il colore blu ti ha deluso. Alcuni dei cibi di quel secchio era buono, ma ora non sono sicura. Ma spero che tu trovi qualcosa di buono. Cos'è questo? Ma non si possono gettare dei rifugi dove c'è una persona? Che schifo! Non si fa così! Per la nostra eccola sì, ma che puzza! Comunque, premo il rosso. Sì, il tuo intuito non ti ha deluso. C'è una cosa molto interessante, ma comunque una cosa molto più preziosa. Soldi? Sarò ricca. Sì, congratulazioni Emma, hai vinto il jackpot. Che ricca che sono! Sarà la più bella! Emma, sono così felice per te! Guarda! Sono ricchissima! Sono molto fortunata! Quanti soldi! Mi piace! Ma questa puzza dove viene? Ma cosa? Sei lì nella spazzatura? Sì, ma cosa devo fare? Io ho trovato un po' di tic-tac. E poi, guarda cosa? Assomiglia a un microfono. Lo, 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 lo. Eh sì,
Comunque, dai, su. Devo spruzzare un po' del deodorante, perché questo odore orribile si diffonde dappertutto. No, questa è la mia scatola. Il secondo round. Comunque spero di essere fortunata. Sì. Anche tu sarai fortunata. Could you please? Cosa? Ma così non sono buone. Ma chi ha detto che così? Ecco, le salsicce. Puoi preparare un vero hot dog. Sì, farò un pranzo buonissimo. Wow! E non è tutto. Cos'è un hot dog senza la salsa? Oh, il ketchup e la senape. Ma perché lo stai versando su di me? Ma comunque posso mettere là i panini. E così viene fuori un buonissimo hot dog. Grazie mille. Sono così felice. Mi piace. Miranda, sono felice per te. Tocca ad Emma. Hello! Sì, devo premere il giallo. Ma se non ne ho molto al sole. Non la dovevi scegliere. Perché, ecco, ti tocca mangiare il pesce puzzolente. Un pesce? Non è possibile. Ma se ne arriveranno sicuramente altri. Per fortuna che ho portato l'ombrello. Forse Emma non puzzerà, ma la sua scatola sì. E cosa ci devo fare? Star qui e marcire? No. Ho un regalo per te. Un nuovo amico. Si chiama Fluff. Spero che voi due andiate d'accordo. Sì, è un po' rabbioso. Ma farete amicizia. Come stai, Miranda? Hey. Ottimo. Ecco, c'è un hot dog anche per lei. Grazie mille. È molto buono. Ho capito a cosa serve il gatto. Mangerà tutto il pesce. Lui mangia il pesce e io lo hot dog. E siamo bene entrambi. Chi premerà per primo? Io! Ho già deciso. Spero che il blu non mi deluda. Questo pulsante nasconde qualcosa di molto gustoso e squisito. La pasta col formaggio. Sento già il profumo italiano nell'aria. Gli spaghetti? Ma è insipide. Ho detto col formaggio. Oh, sì, così meglio. Una vera cena come un ristorante, buono. Se pensi che sia tutto, ti sbagli. Arriva la salsa. No, esageri. Sono tutta sporca. Perdonami, cara Emma, non so cosa mi sia preso. Spero che non sei arrabbiata. Mi sono dimenticata del basilico. Sì, questo è il tuo errore principale. Ok, fatto. Miranda, sto andando da te. Devi premere il pulsante. Fuori dal cibo. Ho tanta fame. Sì, tu tieni una delizia, la pizza italiana. Cosa c'è di più squisito?
la butti così? Ora la mia faccia è tutta... Sorry. Non l'ho fatta apposta. A quanto pare non sono il migliore chef italiano. Preferirei essere il conduttore della sfida più divertente di sempre. Ragazze, avete un'altra possibilità di ottenere qualcosa di fantastico. E io... corro questo rischio. Comunque, ti ha deluso il rosso. Volevo lavare i miei panni sporchi. Comunque... cos'è? Ok. Perché? Che schifo! Ok. Devo aggiungere anche l'acqua e il detersivo. Ma cosa sto facendo? Non vorrei davvero fare il bucato nella mia scatola? Ma scusa, perché pensi che sia venuto qui? Non ho il tempo di fare il bucato a casa. Chiudi le orecchie. Sto per arrivare. Ok. Aggiungiamo l'acqua. Andiamo! Ottimo! È divertente, è molto bello! Miranda, devi premere il pulsante! Ok? Sei fortunata! Ecco, ti aspetta una torta molto bella! Ok, prendi la torta. La seconda volta che mi lancio del cibo. Vergognati. Ti faccio vedere io. Ecco, tieni i fuochi d'artificio. E il tocco finale. Guarda, sei pronta? No, è terribile questa festa. No, è ottima. Ma comunque non è peggio della mia. Puoi prendere i tuoi calzini e le tue mutande. Sono pulite. E anch'io. Perché sono così sfortunata? Ho solo una pizza. Perché? Vabbè, cos'hanno gli altri? Wow, io ho una torre di pizza. Wow! Mio Dio! Ma quante ce ne hai? Dai, non è giusto! Vabbè, scusa. Beh, ma non lamentarvi. È meglio che inizi a mangiare in fretta. Spero che la mia pizza sia buona. Che delizia! Quanto formaggio che c'è! Adoro il formaggio! Ma... ehi! Io non sono la spazzatura! Dai, stai attenta, eh! Ehi, ma cosa stai facendo? Basta! Fai male! Ma perché? Vabbè! Tocca a me! Che buona questa pizza! È veramente ottima! Wow, però posso mangiarla anche così, che è anche più comodo! Ma che bontà! Ma facciamo un'altra volta? Che comodo è questo modo! Troppo buona! C'è qualcosa che non va? Cosa è successo? Non credo che riuscirai a mangiare queste pizze. Ma le possiamo mangiare noi. Hai bisogno di tornare alla normalità. Meno male. Dove sono le mie pizze? E chi le ha rubate? E sì, ma chi ha usato di farlo? Ladri! Vabbè, ma io non mi vergogno affatto, perché io adesso mangerò la mia pizza. Bene, mangiamola così. Buono, ma forse non devi mangiare dal fondo.
qualcosa è andato storto. Vabbè, te l'avevamo detto. Sì, però è comunque buona. Ma perché vengo punita sempre così? Odio l'olio. Ma a chi piace? Siete solo voi sfortunati. Io ne ho solo uno. Ma perché ridi? Vabbè, allora comincio tu a mangiarlo per prima. Faccele. Non sono codarda, quindi posso gestirlo rapidamente. Finché non vomiti. Credo di aver sopravvalutato la mia forza. Non si può mangiare questa robaccia. Ne ho abbastanza. E adesso l'aglio va mangiato fino in fondo. Ho anche un regalo speciale per te. Così puoi spremere l'aglio e metterlo direttamente in bocca. Non voglio! Apri la bocca! Che schifo! Ora è come avere un gatto in bocca. Beh, che schifo! Oh, io sento persino l'odore. Che puzza! È orribile! Ma per fortuna ho sempre una gomma da masticare per delle occasioni del genere. Grazie mille! Così mi sento meglio. Alex, tocca a te. Ma perché devo mangiarlo? Guarda che bella collana, eh? No. Smettila di scherzare. Devi mangiarlo. Va bene. Ma prima dobbiamo sbarazzarci di tutte queste cose in più. Ho un vaso enorme per farlo. Ok, adesso solamente gli spicchi d'aglio e li posso mangiare. Oh, cavolo! È la cosa più disgustosa che abbia mai assaggiato in vita mia. No, che puzza! Però la molletta mi aiuta e posso spruzzare il deodorante per l'ambiente, così va meglio. Non credo che l'uso di un deodorante dell'ambiente può essere utile. Dobbiamo neutralizzare la fonte. Vediamo? Ha funzionato! Ma non osate ripeterlo a casa perché il deodorante per ambiente è molto pericoloso! Almeno il mio alito non puzza, Julie! Ma... tu cosa stai aspettando? Sbrigati! Io odio l'aglio! Ma devo mangiarlo! Dai, su! Aiutatemi! Ma... no! È disgustoso. Ma perché hai così tanta fretta? No, non ho fretta. Però così posso sbarazzarmi prima dell'aglio. Ecco, così, dai, su. Entra. Ma dai, ce la fai. Dai, devo mangiarlo fino in fondo. Così. Ma come, ma cosa stai facendo? Ecco. Così finisco prima. No, cos'è sto odore? Ok, dobbiamo isolarla. Se no sveniamo dalla puzza. Ma io non riesco a respirare. Ha funzionato. Finalmente la stanza non puzza. E mi sento molto meglio. Evviva! Grazie ragazzi. Ma perché io sono sfortunata? Vabbè, io sono fortunata, ho un intero pacchetto. Guardate chi è davvero fortunata. Sì, anch'io dovrei ricevere di più. Però, vabbè, tocca a te iniziare. Vabbè. Sì, è buono, ma è piccolo. Alex, tocca a te. Finalmente, sto per essere pieno. Ma cosa sta succedendo? Perché non esce nulla? Dove sono le mie caramelle? Alex ha finito le caramelle. Ma io so come potrò mangiarle. Ecco, posso raccogliere rapidamente tutto quanto con la cannuccia. Fatto! Julie? Sei l'unica che sei rimasta? Non ho solo un enorme pacchetto di caramelle, ma un sacco di pacchetti normali. Ce n'è per tutti. No, sono mie. Io adoro Tic Tac e le mangerò tutti quanti in fretta. Ma non condivido con noi? No, non c'è problema. Posso mangiare tutto quanto solamente io.
Che cattiva, però io ho un'idea, conosco un modo per rubare un pacchetto. Fatto, le caramelle sono nostre. Fermatevi subito, non vi vergognate di rubare. Non ci sono prove, non puoi provare nulla. Ora vi darò una lezione rapida. La vendetta di Giulia sarà terribile. Mani alto, prendete! Come possibile? Saprete come rubare. Prendete! E ancora? Mila ha un sacco di caramelle. Però dobbiamo prenderle, è vero! Oh, non ho più i tic tac, li ho spesi tutti. Ma lei condivise con gli amici. Ero affamata, e ho solo una pizza. Che amarezza. Mi dispiace per te, ma quanto è male che io abbia così tante pizze. Tanta? Non hai visto la mia torre allora? Guarda, ci sono così tante pizze che raggiungono il cielo. Quella, come la fortuna inizia. Allora inizia Diana. Basta, non è divertente. So già che mangerò per prima. E sono molto contenta di questo. Anche se ho una pizza sola, è molto calda e saporita. Guardate come fila il formaggio. Che meraviglia. Buonissima. Ehi, a te dove butti le cose? A chi importa? Quello che conta è la cosa deliziosa davanti a me. Adesso basta, fermati. Sono stanca di te. Mi lancio le cose addosso? Aspetta, si crosta in ritorno. Siete così divertenti. Sono l'unica rimasta sana. Adesso mi aspettano le mie pizze. Diana, hai ragione. La pizza è deliziosa. Un'idea. So come mangiare il più comodamente possibile senza sporcarmi le mani. Puoi rotolare la pizza e mangiarla. È buona e comoda. Quanto è deliziosa. Guarda, ora faccio vedere come mangiare la pizza molto velocemente. Bello, vero? Non pensavo che così tanta pizza potesse entrare nella bocca di una sola persona. Ma certo che può. In più così puoi mangiare molteplici pizze una volta sola. Cosa? Non sarà al secondo piano? Cosa faccio adesso? Coraggio, non si preoccupi. Ma adesso le tue pizze sono nostre e ce le gusteremo parecchio. Dove sono le mie pizze? Non mi vergognate! Le avete rubate! Non urlare! Eravamo affamate! Finalmente è arrivato il mio momento! Stavo aspettando da così tanto! Esatto, la ricetta non è semplice, ma è molto gustosa. Oh, la salsiccia è ancora qui. Solo un tic-tac. Sì, una caramella non è abbastanza. Sì, ho un'intera scatola. Guarda che cos'ha Diana. Sì, vedete tutto che cos'ho. Non è solo una scatola, ma un gigantesco pacco di tic-tac. È così bello. Ma lì li mangia prima. Lo so, la mia città gusta Coca-Cola. Io adoro la Coca-Cola. Deliziosa, ma troppo poco. Mary, è il tuo turno. Ok. Corra! Sono insieme pronta a mangiare qualcosa di buono. What? Che succede? Perché non riesco a prendere la stessa caramella? Okay. Non c'è niente nella mia bocca? Niente del genere. Mary ha perso tutte le sue caramelle. No, non è così. Possono pure essere qui. Però le mangio comunque. Così, la trappo con il tubo. Sono emozionata. Tiana, ma anche solo tu. Come on! Vai. Finalmente è il mio turno. Sono buone. Buonissime.
Perché non dividi con noi? È così tanto. Dividere? Qualcos'altro. Sono così buone che voglio mangiarmele tutte io. Attenzione, è sempre una idea per rubare almeno un pacchetto di aria senza che se ne accorga. Se raggiungo l'altro lato, mi aiuterà. Mary, prepara la mano. Tra un attimo mangeremo città. Dove le hai prese? Quelle sono le mie caramelle. Ok, lo avete voluto. Preparate un attacco di caramelle. Prendete! Basta, ti prego, basta! Sapete come rubarmi le caramelle? Esatto, le sta lanciando a noi le caramelle. Le possiamo prendere con la bocca e mangiarle. Questa è un'idea brillante. Prendete! Oh, credo di aver finito le munizioni e non ho più nulla da mangiare. Oh, ma noi sì! Grazie! Oh no! Wow! Dov'è che ho bisogno di questo tanto olio? Sono d'accordo? Ho offeso anche me! Sfruttate ragazze, io sono in questo pezzo! Ma sei la prima a mangiare! Okay. E allora? Te ne occuperò velocemente! Ora lo spero, altrimenti sarebbe divertente mangiarlo! Bello! Cosa ne pensate? Ora rimane solo a mangiarlo! Qua? Non voglio mangiarlo! Dovresti vedere la tua faccia! Sai cosa potrebbe aiutarti? Lo schiaccio olio! Con il suo aiuto mangerà e se non sarà così spiacevole! Coraggio, Lily! Apri la bocca e ti aiuto a spremere l'aglio! No! No, grazie, faccio da sola! Apri la bocca! Se non lo fai, da sola ti apro io! Cosa ne pensi? Delizioso? No, che schifo! È la cosa peggiore che abbiamo mai mangiato! Mi dispiace! Che puzza! Ora dobbiamo anche adorare questa roba. Lily, è il tuo piatto che sa da spazzatura. Prendi una gomma. Grazie. Non mi dispiace per niente. Aiutato. Ora sembra che non abbia mai mangiato quell'olio. Sei fortunata, hai mangiato l'olio. E io lo devo ancora mangiare. Ma perché mangiarlo? È così bello. Sarebbe molto meglio se me lo mettessi attorno al collo come una collana. Molto bello, secondo le regole deve mangiare, quindi buon appetito. Okay. Speravo che la mia idea funzionasse. E tu sei molto arrabbiata, Diana. Ma non lo mangio così come aglio. Ho un'idea migliore. Per spellare l'aglio dovete metterlo in un bicchiere di vetro e scuoterlo bene. Poi i due pezzi rimarranno lì e la testa dell'aglio si può mangiare senza pericoli. Wow! Guardate! Sono uscita! Adesso posso mangiare! Che schifo, Lily! Sono d'accordo con te, è terribile! Mi sembra di aver mangiato spazzatura! Adesso questo odore è nella stanza! Va bene! Se come coprire un cemento da cosa del genere! Un deodorante fa il caso nostro! Mi aiuterà finché la puzza non se ne andrà dalla mia bocca. Hey, you. Maledizione! Cosa facciamo adesso? Ma certo, se la tua bocca che puzza, sarà la tua bocca che spruzza il deodorante. Prendi! Prezzo! È finito! Anche l'odore è sparito! È vero, non c'è più puzza. Anche il saporaccio non è granché. Diana, tocca a te! Ragazze, per favore, possono mangiare tutto questo aglio? No, mangia! Ok. Noi crediamo in te. Spero di non vomitare. Resisterò. Dopotutto sono una ragazza forte. Posso resistere a due spicchi d'aglio. Che schifo. Non posso mangiarlo. Senza bruciarlo. Ancora un po'. Devo occuparmi di questa infezione. Guarda, perché la spazzatura? Sta volando dentro su di me. Non mi interessa. Quello che mi interessa adesso è quello che devo finire. Gross. Sì, un odore terribile. Ma so cosa vuoi dare.
Se chiudiamo la foto di questa puzza, ce ne libereremo. Non respiro. Aiuto, salvatemi. Spero che sia viva. Ehi! Ma certo che è viva! È solo svuota la puzza! Excuse me? Tutto a posto, sono viva e sto bene! Scusa, Diana! Peter, prima tu! Vabbè, ok. Io ho solamente un popcorn. Vabbè, che disgrazia! Dai, smetti di ridere! Okay. Guarda e vedi cos'hai! Io ho un piccolo secchio! Non male! Sei rimasto tu solo, Vivian? Così tante popcorn, c'è un'intera montagna. Non ho mai bisogno di essere. Smettere di fissare i miei popcorn. Mangiate il vostro. Vabbè, lo finisco in fretta. Ma questo non mi impedirà di godere il momento. È questo che rende la vita degna di essere vissuta. Cosa stai facendo, Peter? Ti sto mostrando quali sono le buone maniere. So che non le conosci bene, quindi guarda e impara. Mi servono una forchetta e un coltello. Allora, con questo posso tagliare con cura i popcorn in diversi pezzi. Che buono! Ottimo! Potresti sbrigarti? Vabbè, ho finito. Vabbè, non dovete far così, eh. Scusate. Che sono le tue buone maniere? Non sono come te. Non ho bisogno di tutta questa roba. Mi metterò a mangiare i miei deliziosi popcorn. Dio, è così croccante. Si può davvero dire che non c'è fresco? Ma come, figlio? Ho già mangiato tutto. Così in fretta. Non mi sono nemmeno accorta. Vabbè, è rimasto un pezzo e è ora di finire. È la mia occasione. Non posso mancare. Cosa hai fatto, Peter? Non è giusto. Qual era il mio popcorn? Vabbè, non potevo più resistere, era così vicino a me. Dai, Vivian, adesso tu. Che buono, sono così fortunata. Questo è come un sogno che diventa realtà. Non niente le mani. Mi ha morso. Vabbè, è tutto rosso il mio dito. Io penso che dobbiamo pulirci. Se no, non vedremo il popcorn. Prendiamo la aspirapolvere. Vabbè, accendi. Accendi, vai. Ce l'abbiamo fatta. Allora prenderemo tutto il popcorn. Che bello. Adoro il popcorn. Capisco. Dove sta andando il mio popcorn? Peter, fagli vedere l'acqua l'aspirapolvere. Hai rubato il mio popcorn. Oh mio, mi fa venire male di testa con tutte queste urla. Prendi il tuo popcorn. Grande, non mi fa mai sopportato. Ma nessuno ti ferma con noi. Andiamo avanti. Wow, buona. E valsa la pena. Ma queste volte sono pronte a sollevare un coperchio più prima. Wow, un pacchetto di gomma. Che bello. Sarei più entusiasta. Dai, voglio mangiarlo adesso. Tanta la volta. Che bello. Mi va bene. Sei fortunata. Sì, è vero. Okay. Dai, aspetta, Vivian. Dobbiamo vedere. Non mi aspettavo una cosa del genere. Ce ne sono tantissime. Una montagna. Sì. Vabbè, aspetta ad aprirla. Piace. Ho dimenticato che Peter non ha comprato la sua porzione. Ma io l'ho fatta bene. Ora vediamo cos'ho. Wow, come fa tutto questo a stare sotto il coperchio? Non ci posso credere. È fantastico, sono senza parole. È perfetto da tutti i lati. Devo mangiarle tutti. Che bello, è stato facile. Vorrei provare. Giù le mani. Non ho intenzione di condividere con nessuno. Davide, sono arrabbiata con te. Sì, ti aspetta che io mangio la mia gomma. Sono semplicemente perfette. Vabbè, no. Devo andare in fretta. Faccio la bolla. Mi chiedo cosa verrà fuori. Finora non so, ha funzionato molto bene. C'è qualcosa che non va in questa gomma. Ma non so cosa fare. Ho bisogno di una pompa. Guardate, funziona. Il mio piano funziona. Una bella bolla. La metterò su un bastone e la terrò come un giocattolo. Sembra bello. Ora
il bomboncino Vivian, ma lei sicuramente non vorrà darmelo. Ma dovrò essere creativa. È tutto una questione di mira? No, cosa c'è che non va con il mio palloncino? Perché è scoppiato? Scusa, Vivian, che maleducata! Faresti meglio a mangiare la tua gomma. E quello che sto per fare proprio ora? È così deliziosa che è impossibile fermarsi. È il mio turno di fare le bolle con le gomme. E questo è solo l'inizio. Ho bisogno di scaldarmi un po'. Guarda, Vivian, come fa a farlo? È il mio turno di intervenire. Mary, non ho dimenticato quello che hai fatto. Cosa è successo? Non riesco a vedere niente. Perché la mia faccia è coperta di gomma? Secondo me con colore sta molto bene. Oh no, la mia gomma è rovinata. Anche le mie sopracciglia. È incubo. Devo rimetterle con la colla. Non è male. Ce l'ho fatta. Ho di nuovo le mie sopracciglia. Peter, è il tuo turno. Stavo aspettando questo momento. Le mie mani stanno raggiungendo la gomma e non riesco a trattenerle. Perché dovrei? Dopotutto, questa è mia. Wow, ce ne sono così tanta. Sta male appena la mia bocca. Questo ho paura che finisce male. Va bene aver paura, tutto sul controllo. Guarda qui. Oh, questa bolla è bellissima. Fermati, Peter. Adesso scoppia. Vivian, è meglio nascondersi. Ragione, Mary? Sì, cosa ha causato? Una vera e propria esplosione? Aiutatemi ad alzarmi, sono bloccato. Ma sembra un ragno impigliato nella tua stessa ragnatella. Ora vado per primo io. Wow, i biscotti e latte? Ma perché ce ne sono così pochi? Vabbè, non mi piace. Vabbè, Vivian, apri. Oh, io ne ho bruciato più grande. Che bello, sono felice. Adoro i biscotti e il latte. Quindi questo significa Mary alla persona gigante. Solleva il coperchio velocemente. Ci sono 100 biscotti e un bicchiere di latte. Vorrei essere in tuoi panni, Mary. Ma devo raccontarmi di questo. Vabbè, sto bagnando il mio biscotto nel latte. Pensi che mi piacerà. Sembra molto gustoso. Sì, è fantastico. Allora, devi fare un altro bagnetto. Oh no, ho fatto cadere il mio unico biscotto. Forse puoi ancora prenderlo? Non credo. Cioè, essere così sciocca a volte, Peter. Cosa stai facendo? Bevo tutto il latte e poi arrivano i biscotti. I baffi di latte. Wow, delizioso. Peter, sei divertente. Grazie per il complimento, Vivian. E non vedi mettersi al lavoro? Oh mio Dio, c'è così tanta glassa qui dentro. È deliziosa. E ora aggiungo un po' di latte. E quanto com'è il biscotto? Però, aspetta. Guardate che latte che ho adesso. Assomiglia al cioccolato. Cosa sta facendo Vivian? Sta preparando la bevanda più deliziosa del mondo. Questi miei compagni sono assemblati. E mi frullo. Wow, bella idea. Buon lavoro. E ora vediamo cosa. Ho bisogno di versare il mio cotto in un bel bicchiere. Cosa va bene? Sembra molto buono, mi piace. Aggiungo una pannuccia e un ombrellino. E poi posso provarlo. Anche meglio di quanto mi aspettassi. Un gusto incredibile. Ti invidio. Capito? Sei inutile. L'importante è il gusto. Mi fa godermi la piena in questo momento. Beh, Mary. Sono pronta? Ma non so dove cominciare. Ci sono così tanti biscotti qui. Penso che ne proverò un paio. Buono. Possiamo averne un po'. Non pensarci nemmeno. Hai già mangiato il tuo? Ho fatto cadere i miei biscotti. Ti sta bene, è colpa tua. Credo che sia caduto nel latte. Quindi non tutto è ancora perduto. Ora è il nostro momento, Vivian. È ora di dare una lezione a Mary. Cosa stai facendo? Smettetelo! Sono tutto bagnata per colpa vostra.